l'Albania, con la caduta della dittatura, si è aperta al mondo esterno affrontando i problemi legati alla libertà e alla democrazia, ma avviando al contempo un nuovo percorso storico di sviluppo economico, sociale e culturale che ha ritrovato nell'Italia un naturale punto di riferimento, come l'ho sempre stato. I rapporti tra Italia e Albania si fondono su valori condivisi che hanno radici lontane, ma che oggi si arricchiscono di ulteriori e innovativi significati con la comunità albanese in Italia, tra le più numerose all'estero, che fornisce un ottimo esempio di integrazione tra due popoli. L'ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia, Neri Danceca, è attualmente impegnato in una serie di incontri su tutto il territorio nazionale, soprattutto dove vi sono le maggiori concentrazioni di collettività albanesi per una politica di vicinato che rafforzi l'integrazione e i rapporti bilaterali. Lo abbiamo incontrato a Tarquinia, in provincia di Viterbo, proprio nel corso di uno di questi appuntamenti al centro di un comprensorio che conta una delle presenze più alte a livello nazionale di cittadini albanesi. Nominato nel 2012 ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia, Neri Danceca è nato nel 1941 a Tirana, laureato in archeologia all'Università di Tirana, è stato diverse volte deputato del Parlamento albanese e ha ricoperto importanti cariche politiche dopo gli anni 90. Abbiamo il sindaco di Tarquinia, Mauro Mazzola. Il senso di questo incontro con l'ambasciatore della Repubblica di Albania. Intanto siamo molto contenti di questa visita e ringrazio in modo particolare chi l'ha organizzata, perché incontrare l'ambasciatore e incontrare i nostri concittadini albanesi che sono ormai da molti anni a Tarquinia è importante per l'integrazione, è importante per dare ancora a loro più, diciamo, far sentire più la vicinanza della città di Tarquinia a chi è venuto, anche se da fuori è venuto a Tarquinia. So che c'è una bellissima integrazione di molte famiglie, nelle scuole, nel lavoro, e quindi noi siamo soddisfatti di essere qui vicini sempre di più a dei cittadini che hanno preferito vivere nella nostra città. L'ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia è poco tempo che è stato nominato ambasciatore, poco più di un anno, ed è attualmente impegnato in una serie di incontri lungo il territorio nazionale italiano con le varie comunità albanesi. Può fare un primo bilancio? Sono tantissimo. Io sono stato, per dire la verità, piuttosto concentrato verso sud, verso Puglia, poi Calabria e Basilicata, dove c'è anche una vecchia immigrazione albanese del 500, dell'epoca del Skanderbeg, quando sono scappati dall'occupazione turca. E questa è la seconda ondata, era legata con la situazione creata dopo la caduta del comunismo, povertà, mancanza di, diciamo, di lavoro, e l'hanno trovato qui in Italia una seconda patria. Dico che per questo, per vedere sul posto come sono integrati, come vivono e come sono anche in relazione con il potere locale, che è il potere più importante nelle relazioni umane, ho creato anche questi contatti. Per questo sono venuto in un paese come Tarquinio, dove c'è anche questo, il mio interesse anche dal punto di vista archeologico, perché io sono di formazione, sono archeologo. Sì, sappiamo che lei è un archeologo, quindi anche l'Albania è ricca di testimonianze archeologiche e di siti UNESCO. Cosa l'ha colpita in particolare della necropoli? Necropoli, per dire la verità, è la prima visita che faccio dentro le tombe, per vedere i famosi affreschi, ma anche l'architettura tipica etrusca. Sono due cose, che l'ingenuità di coloro che hanno creato questo tipo di cultura, ma che l'hanno creato per un altro mondo, che si fermava e non hanno pensato mai che un giorno si diventa parte della cultura mondiale. La seconda
seconda che è più pratica, è il modo di gestione, che qui è il comune che ha preso la responsabilità di promuovere, di gestire una parte di questa ricchezza con una convenzione che hanno fatto con le autorità statali, cioè con la soprintendenza, e anche includendo anche i specialisti liberi, così come era nel caso l'archeologa che ha accompagnato. Credo che è un modello che dobbiamo applicare anche in Albania. È cambiato qualcosa? Quanto è cambiato da 20 anni a questa parte in Albania e nei rapporti tra Italia e Albania? Credo che sono stati sempre rapporti di amicizia, di preferenza. Per noi è un partner strategico Italia. Diciamo, dall'altra parte era troppo generosità. È veramente un aiuto che supera i normali rapporti statali. E questo è basato anche di questa, diciamo, filosofia umanista che caratterizza tutti i settori italiani, anche la politica, ma anche il fatto di rapporti umani che stavano nella base di queste relazioni. Credo che ora stiamo tentando di lavorare in un modo più sistematico, diciamo, dal fatto che Italia guiderà per 6 mesi l'Unione Europea, e il primo fattore per la creazione della zona Ionio-Adriatico, che è uno dei progetti maggiori dell'Unione Europea, ma anche di un altro gigantesco progetto che si chiama TAP, questo è il gasdotto che porterà il gas come un'alternativa di quello del nord dall'Azerbaigian tramite Bulgaria, tramite Turchia, Grecia e Albania verso Italia. Così stiamo pensando non più di relazioni, diciamo, orizzontali, ma anche di questo tipo verticale. Sindaco, anche da un punto di vista, diciamo, non solo della città di Tarquinia, ma comprensoriale, da un punto di vista economico, di rapporti economici, è pensabile il poter attivare dei canali preferenziali con l'Albania? Potrebbe essere possibile, partendo dalla provincia come territorio che lavora su una proposta che faceva prima Sua Eccellenza, credo che sia possibilissimo, proprio sul turismo, su uno scambio culturale tra le due realtà che esistono. Sono realtà, anche con la professionalità che riveste l'ambasciatore, sono due realtà culturali e turistiche, potrebbero benissimo avere dei rapporti e scambi economici e culturali. Una domanda un po' imbarazzante, mi consenta, ambasciatore. Si parla sempre dei rapporti tra italiani ed albanesi in Italia, e poi ci sono anche i rapporti in Albania tra albanesi e italiani. Come si comportano i nostri connazionali? Credo che è una presenza piuttosto dell'imprenditoria italiana, che fa 20 anni che ha fatto un buon nome, una buona nome. E poi c'è anche la presenza di una università italiana che principalmente si occupa di medicina. Si preparano medici italiani in Albania, che vuol dire che sono anche i rapporti in questo livello di cultura e di educazione. Ma devo dire che questa sensibilità verso italiani, che italiani si sentono a casa, così non hanno difficoltà della lingua, non hanno difficoltà di installarsi. Noi abbiamo
50% del nostro scambio economico è con l'Italia, 50% di investimenti stranieri in Albania sono italiani. Non si parla tanto come non si parla chi investe a Puglia o chi investe in Sardegna, perché è quasi lo stesso paese dal punto di vista dove per l'imprenditore non ci sono più frontiere. Anche dal fatto che gran parte di albanesi parla italiano, si seguono tutte le emissioni della televisione italiana, si conoscono i sportivi, si fanno tifo per le squadre italiane, si sente veramente un italiano che viene in Albania, si sente a casa. I protocolli internazionali vi stanno guidando, no, per l'entrata, per il vostro ingresso in Europa, mentre in Italia, seppur in maniera strisciante, stanno nascendo così delle situazioni di distacco. Da esterno, da osservatore esterno, questa posizione, diciamo, questi elementi che stanno sorgendo in Italia, no? Che è stata proprio una delle nazioni che ha favorito e ha costituito l'Europa. Per quanto riguarda l'euro, se entrerete in Europa, rinuncereste o rinuncerete alla vostra valuta nazionale? È molto presto di dire, perché noi stiamo tentando di diventare candidati. Albania credo che è uno dei paesi più entusiasti per entrare in Europa. Ci siamo, dai sondaggi siamo verso 97-98% di albanesi vogliono essere membri che il loro paese diventerà membro dell'Unione Europea. Non abbiamo paura di euro, perché abbiamo euro nella nostra frontiera, cioè, non solo Italia, ma c'è Montenegro dove c'è l'euro, c'è Kosovo dove c'è euro. Non credo che l'euro è colpevole per ciò che succede in Italia. Non devo giudicare le opinioni. La nostra era soltanto una battuta, anche per riuscire a comprendere come un osservatore esterno di un altro paese può vedere magari, ecco, certe stranezze che sono del tutto italiane. Per dire la verità, questo io non capisco. Perché questo clima, perché un paese di tale potenzialità umane, di ricchezze immense, di aver paura di produttori di patate e di, diciamo, di dove non c'è sole, così. Ma c'è la questione di organizzazione piuttosto, questione di burocrazia, questione di perdita dello spirito di iniziativa che ha caratterizzato gli italiani di 60 anni fa, che somigliano come due gocce d'acqua con gli albanesi di oggi, che non hanno paura di tutti i tipi di lavoro. Io sono stato ieri in Abruzzo, sono migliaia di ettari di pascoli che sono vuoti, non si vede una capra, non si vede una pecora. Se si viene in Albania non c'è uno spazio libero, o se c'è vicino al mare o nelle colline, come si vede che ogni giorno piantano gli alberi di olivi e di tutte le frutte, e se sei nelle montagne, anche nelle montagne più remote si sentono i canti di pastori e anche tutti questi, diciamo, la musica che fanno la grigia. Così credo che è una questione di tempo, e che Italia è un paese creatore, un paese che troverà sempre una soluzione, ma non per secoli, non è questione di mesi. Grazie, ambasciatore.